Benvenuti ai nostri telespettatori e benvenuta come ogni trasmissione a Eleonora Di Giuseppe. Beh, questa sera siamo con due donne di cavalli, Giovanna Binetti e Sabina Findlay, e poi Lucia abbiamo un collegamento telefonico. Sì, perché l'argomento di cui parleremo questa sera sono i pregiudizi che girano nei confronti dei cavalli, che sono ampi, numerosi e a volte abbastanza anche rischiosi per il povero equino in questione. E lo spunto per parlare di questo ci è venuto leggendo un libro molto bello che consigliamo, fra l'altro, a quelle persone che ci ascoltano, di Tano Parmegiani, che è Il cavallo nei proverbi. Ed è un libro che riprende, ovviamente, attraverso i proverbi, alcuni delle opinioni più o meno vere, veritiere, eccetera, sui cavalli, ma che poi ovviamente ci ha dato il là per aprire invece un discorso più complesso sui tanti pregiudizi che ancora girano. Me ne dite uno di pregiudizio, belle signore? Ma un pregiudizio sicuramente c'è sempre. Aspetta, Sabina, ci ha raggiunto telefonicamente l'autore di questo libro molto divertente. Da cui abbiamo preso spunto per questa trasmissione, che è Tano Parmegiani. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, io le volevo chiedere un libro che lei ieri, quando ci siamo sentiti, Sì. mi ha detto che è un libro che lei si è divertito molto a scrivere, è vero? Certo, mi sono divertito prima perché sono un cavaliere da sempre, insomma. Lei pensi che l'unica cosa per cui io posso essere un pochino grato al fascismo è che mi ha fatto montare a cavallo da avanguardista, cioè da ragazzo. Ecco, l'unica, ecco, non c'è altro. Però comunque avevo 14 anni e da allora ho montato finché mi ha retto la possibilità, insomma, cioè adesso ho quasi 90 anni, quindi è un po' di anni che non metto i sedili in sella. Però insomma è stata per me una parte di vita importantissima, quindi ne sono lieto. Una passione vera, insomma. Sì, certo. Fra campagna, maneggio, eccetera, soprattutto la campagna. Qui in Lombardia abbiamo una bella campagna alberata intorno ai laghi, eccetera, e quindi il galoppo e gli ostacolini che si trovano sono divertenti. E ieri sempre mi diceva anche che i cavalli hanno una capacità di comunicare con segnali impercettibili, o sbaglio? No, non sbaglio perché basta capirli però quei segnali, capisci? Ci sono dei segnali leggeri da poco, che non so, io mi ricordo una volta ero fermo da solo in maneggio e il cavallo che montavo ha avuto un improvviso fremito, un leggero letrito. Ho scoperto che il suo uomo di scuderia aveva guardato dentro dallo spioncino a 40 metri di distanza, ma lui aveva visto qualche cosa e aveva avuto questa piccola reazione di conoscenza. Quindi lei consiglierebbe a un ragazzo giovane, qui con noi c'è un'istruttrice, una giovane istruttrice che si occupa anche di pony, Buonasera. che si chiama Sabina Finlay, Sì. consiglierebbe a un ragazzo di avere a che fare con l'equitazione, con i cavalli? Certo che lo consiglierei, si capisce, però deve dedicarsi con serietà e interesse e non occuparsi soltanto di montare in maneggio, ma andare fuori, andare in Oh, campagna. quindi il suo consiglio è di occuparsi del cavallo a 360 gradi, non Il solo di una cavallo, pa. Qui sono. lavorarlo, accudirlo, strigliarlo, farlo bere, farlo fare tutto quello che occorre. Il cavaliere è uno che quando arriva smonta da cavallo e si occupa del cavallo per prima cosa, più che di se stesso. Ha ragione, Verissimo. il cavaliere vero è esattamente questo, no, Lucia? Sì, decisamente. Io Certo. la ringrazio molto di aver partecipato, anche se da lontano, a questa nostra trasmissione e le faccio ancora molti complimenti per il suo libro. Grazie infinite, grazie a voi. Buonasera, buonasera, Buonasera. buonasera. Grazie, buonasera.
Io direi che a prescindere da tutto, al di là di andarsi poi a vedere in questa sede o in altre sedi i contenuti dei vari proverbi, il fatto che ci siano tanti, così tanti proverbi legati al cavallo è un'ulteriore testimonianza che la vita del cavallo è legata a quella dell'uomo. Assolutamente, si pensa solo a galoppino. A me mi viene in mente ovviamente a Cavaldonato. Poi il mio preferito in assoluto non è un proverbio, è la storia della Ruschena. Adesso È il dobbiamo top. raccontarla. Non la pronunciamo tutta perché pare brutto in televisione, però effettivamente Un merlo, un è merlo. una malattia molto È una frequente nei molto cavalli, comune, una anzi patologia in comune. crescita notevole, vero Per Giovanna? raccontare Come tu, no? Giovanna, perché è legata. Allora, no, beh, io l'ho vissuta, diciamo un'altra parola. Allora, c'era una signorina a Torino che continuava a dire che il suo cavallo non andava bene, che era malato, che aveva bisogno del veterinario. E che dove vado? Cioè, sì, è una malattia gravissima, c'ha la ruschena. E lei andava in giro a dire che c'aveva la ruschena il suo cavallo, che sappiamo tutti che è un merlo sulla schiena, ecco. Ecco, mi sembra È un merlo un'ottima sulla schiena. definizione quella del Ma merlo sulla comunque schiena. questa signora andava a dire il mio cavallo c'ha la ruschena e tutti a ridere perché sapevano che E cos'è. invece passando dai proverbi ai pregiudizi, qual è secondo voi il pregiudizio peggiore che gira ancora nelle nostre scuderie? Guarda, sono tutti collegati ai vari settori, cioè alla fine chi monta in salto ostacoli pensa che chi fa dressage abbia paura di saltare, chi va in campagna pensa che sta in maneggio ha paura di andare in campagna, se no che altri pregiudizi ti vengono Ma in non so, ai miei tempi c'era che diceva, ai miei tempi, non lo so se adesso è tempi? cambiato, che Ma faceva dai. male alle donne andare a cavallo. Spero che sia passata questa Vabbè, sulle coppe faccenda cose che qui. facevano male le donne, ma Ah, anche se sono, ecco. se ne sono Beh, questa è passate. una trasmissione che bisognerà aprire e affrontare la Assolutamente. marea. Però i pregiudizi maggiori, a mio avviso, riguardano la gestione del cavallo, no? Quando si dice il cavallo Esatto. al paddock non sta bene, è pericoloso il cavallo esca al paddock, no, va bene lavorarlo in box e fargli la passeggiata a Venuto in mano. mente La una maggior cosa. parte dei pregiudizi riguardano una scarsa conoscenza La non solo gente. delle caratteristiche etologiche dell'animale, ma anche delle modalità di come l'animale apprende e del suo modo di Ma pensare. perché? Perché una volta i cavalli erano simbolo di ricchezza, quindi la gente povera, vedendo la gente a cavallo, automatica è diventato antipatico il cavallo, quindi cavallo paura, cavallo è una roba di forza, di potere, di violenza, mentre invece il povero cavallo non lo è per niente. Quindi nell'immaginario collettivo è abbastanza facile trovare la paura del cavallo perché, oh, cavallo è Beh, un energia, altro potenza, pregiudizio, eccetera, è anche potere, anche forza. assolutamente, ma un altro pregiudizio comune è che è un cavallo cattivo, no? Che è semplicemente un cavallo che ha delle reazioni e andrebbe capito perché ha quelle reazioni. Certo, ma quello c'ha Certo. delle Sì, che si sono difese. Allora, non delle difese che si sono sviluppate a causa di un rapporto non corretto, di un corretto, una relazione addestramento non assolutamente, corretto. assolutamente. Ma secondo me invece uno dei pregiudizi maggiori riguarda per esempio la pericolosità del nostro sport, no? Tutti dicono, ah, ma l'equitazione è uno sport pericoloso, Ma tanto che c'è un celebre proverbio, uomo a cavallo, datti a lì. sepoltura aperta. Ma perché? No, un attimo, ma perché? Signori, quello era il mezzo di trasporto per 5.000 anni, ora come l'automobile, Se e ogni tanto siamo sopravvissuti, qualche perché incidente sarà ma pur mi ricollego capitato. a quello che diceva Giovanna, molto probabilmente è la storia della volpe e l'uva, siccome poi per tanto tempo l'equitazione è stata comunque in mano ai militari e a una situazione formale non alla portata di tutti, può essere che anche No, ma lì venga secondo noi visto. dimentichiamo, perché non ci siamo nati dentro, nessuno di noi quattro, che fino a prima della guerra il cavallo era il mezzo di trasporto normale. Certo. Se voi andate a vedere per esempio gli ex voto, trovate fino appunto ai tempi di Fattori, perché uno l'ha addirittura dipinto Fattori, una serie di incidenti. La carrozza che si La ribalta. rovesciava, il bambino che attraversava la strada e veniva coperto,
travolto dai cavalli, che ovviamente sono l'equivalente delle nostre moto, delle nostre macchine. Certo. Quindi è chiaro che in quel contesto era comprensibile che il cavallo avesse una valenza pericolosa, che oggi è ridicolo pensare che sia ancora così, ovviamente. Io dico che dipende anche dalle provenienze, degli archetipi che ci sono nelle persone. Io ho avuto una mia amica che ha aspettato 3 figli e l'ultimo figlio leggeva Tesio perché voleva che montasse a cavallo, eccetera, perché lei amava, era un'allevatrice. Questo qui è nato trattore, è andato via. Si vede che non era della tribù dei cavalieri, mentre invece l'altro appassionatissimo e si occupa di trotto. Io insegnando, penso che anche a Sabina sia successo, mi arrivavano dei bambini di famiglie che non avevano cavalli, impazziti per i cavalli, felicissimi, figli di persone che montavano a cavallo che non gli fregava niente. Quindi è una cosa della natura umana che ci portiamo, come giustamente dicevate, appresso da secoli, quindi l'archetipo dell'uomo. È vero, ho un sacco di mamme che mi dicono non capisco proprio perché questa bambina da quando ha pronunciato la seconda parola è stata cavallo e non vede altro. Magari in una situazione invece urbana dove il cavallo... Ma quei polli vedono, poveri bambini, figuriamoci se il cavallo... Ma io credo che si debba oggi fare una differenza tra quello che è il cavallo e quello che è l'equitazione, perché tante volte rimane nell'adolescente, nel bambino, la passione per la relazione con l'animale, ma non altrettanto per un'attività magari agonistica o sportiva intensa. Cioè, un sacco di ragazze, soprattutto a una certa età dell'adolescenza, lasciano questa carriera così impegnativa con il cavallo. Forse se si puntasse di più su quello che è la relazione anche nell'ambito dell'attività sportiva, agonistica e non, rimarrebbe un pochino più solida questa relazione. Beh, con infatti il nuovo trend che c'è nelle scuole di equitazione, specialmente nei pony club, è di allargare assolutamente il punto di vista a quello che è la relazione con l'animale. Non è strettamente strumentale all'attività sportiva. Relazione con l'animale. Un'altra delle malignità che si dicono nei confronti della povera creatura è che sia stupido. No, semplicemente io lo sento, è un erbivoro. Certo. Non ha le reazioni di un carnivoro. Una delle cose che dico sempre alla gente che ha paura, dice: ma scusate, pensate che è un coniglio che è cresciuto tanto, sì, perché era fatto così, è cresciuto per scappare dal leone e quindi non è interessata alla carne umana, quindi anche se ne avrebbe diritto, ma brava. Lui che è mangiato, scappa dal leone, scappa dal sedere, dalle mani del cavaliere, si tira appresso anche le carrozze, quindi pensa, ecco, alla fuga, è un suo sistema. Assolutamente, in questo qui, senso la fuga o il calciare sono due elementi pericolosi, che... ma se ci fosse una maggiore molto conoscenza meglio delle reazioni del cavallo, si riuscirebbe a gestire molto meglio. Il problema è che mentre il cavallo in passato era veramente l'animale con cui l'uomo per una serie di fattori andava avanti insieme, oggi lo trovi al di là, lo trovi in ambito attività sportiva, nei centri equestri, e quindi una grande conoscenza del cavallo, che poi oggi è supportata anche da alcune teorie scientifiche, è venuta meno. È un patrimonio che abbiamo un pochino perso. È un patrimonio che noi abbiamo perso. Era nostro, cioè, Caprilli vivevi, era nostro. Sì, ma pensiamo addirittura prima, quando noi l'uomo viveva praticamente quotidianamente cane, gatto, cavallo nell'aia, mucca, eccetera, quindi lo avevi modo di osservare, di capire, ecco, quei messaggi infinitesimali di cui parlava prima Parmigiani, che oggi vedendolo una volta nei casi fortunati un'ora al giorno, certo, non riesci, un'ora e mezza al giorno, non riesci ovviamente a intuire, a capire, a osservare, insomma. Sì, suppliamo chi riesce con le conoscenze etologiche e quant'altro, ma poi è un altro dei pregiudizi. Comunque studiarlo non è come viverlo, sicuramente, quindi vanno unite le due cose, però sulle modalità di apprendimento e sulle modalità di pensiero effettivamente ci sono delle teorie che in qualche modo possono coadiuvare. Sì, è come dire che c'è
la struttura psichica dell'uomo, però voglio vedere se tu sei uguale a Giovanna, insomma. Assolutamente. E qui per Giovanna lo dico, eh. Ma no, a Sabina. E quindi qui rivendico un'altra cosa, per esempio, una delle cose che bisognerebbe sfatare è che non esiste il cavallo, esistono una serie di singoli cavalli, ognuno con una testa diversa e con dei tratti diversi. È una cosa che mi chiede sempre, ma se il pastore riconosce le pecore una per una, perché la gente vede i cavalli tutti uguali? Sono ben diversi uno questa dall'altro. Questa mi sembra un'ottima domanda, però si riallaccia al discorso che facevamo prima, il pastore ci vive con le sue pecore. Esatto. E le persone non stanno altrettanto con il cavallo. Infatti. E il fatto che il cavallo oggi non sia considerato la stregua del cane e del gatto come di diritto un animale d'affezione, io trovo che sia un segno di inciviltà che ci portiamo dietro anche pesante. Decisamente pesante. Ma perché la rivoluzione industriale in Italia, scusate sta botta, ma è vera di storia, è stata in ritardo rispetto agli altri paesi dell'Europa, quindi sono rimasti pochi i cavalli in giro, solo nelle nicchie dei militari, la cavalleria, in sport negli altri paesi è avvenuta nelle campagne, mentre noi nelle caserme, tant'è vero che io montavo... No, ha ragione! Io montavo... No, ha ragione, ma messa così! Ma sì! Cioè, hai ragione, dire, Giovanni! Perché tutti gli istruttori, la storia dell'equitazione italiana, tutti gli istruttori delle scuole italiane sono stati messi da Di Campello e da Lequio prendendoli dai vari marescialli e hanno creato tutta la Dovano, struttura, la Murtas, eccetera, per insegnare a montare a cavallo. Però ed erano molto molto colti, un microcosmo dove stavamo in pace e sicuri, però avevamo quattro gatti. A Roma, quando io sono venuta a vivere negli anni 80, 70, 80, c'erano quattro scuole di equitazione. Ora da Leura a Fiumicino ce n'è 25. È vero, solo sulla linea della mia. Quindi proprio non c'era più questa base culturale nelle campagne, è sparita. Adesso piano piano sta tornando. Certo che i tempi di rifarci una cultura sopra saranno un po' lunghini. Beh, cerchiamo di, come dire, uno degli obiettivi di professione cavallo è di avere ospiti come voi, è proprio questo. Quindi, benissimo. Io direi un altro pregiudizio, visto che siamo su un canale specifico in tema, riguardo il puro sangue, che sia un cavallo ingestibile, che sia un cavallo pericoloso o quant'altro. Io confermo. Mi ricordo di aver visto riprese di dressage con ragazzi con disagi diversamente abili, con dei cavalli puro sangue usciti comunque da una carriera di corse. Assolutamente. È un cavallo sì. di una sensibilità e unica. Ti confermo che i migliori cavalli della scuola che ho tuttora, che lavorano per me, sono del puro sangue. Questo diciamolo, perché certo. Se andate a cercarci cavalli a proposito di intelligenza, lui è molto intelligente perché è un iperemotivo, e siccome l'intelligenza equina è questo, è intuizione, per me il puro sangue è un cavallo eccezionale. Beh, certo. E lo dice una che aveva detto tanti anni fa, mai un puro sangue nella mia vita, non solo c'è. Quindi sai l'esempio pratico di chi si è ricreduto. Non solo c'è stato, ma me ne sono follemente innamorata. La cosa è ancora peggio. Di cui uno fa ipoterapia e reprime messe in sella. Ecco, no, perché un altro pregiudizio, visto che un altro pregiudizio, Lucia, visto che Sabina l'ha citato, che ci debba essere un cavallo da riabilitazione equestre. Assolutamente. Cioè, le patologie sono talmente tante. E sono talmente tanti e diversi i gradi, no? Delle patologie, che non esiste un cavallo. È chiaro che di base deve essere un cavallo correttamente socializzato, sicuramente lavorato cavallo per certi aspetti, ma non mentale. È che solo quella esatto. razza può andare bene, no, non ha assolutamente nessun assolutamente fondamento. No, infatti ne stavamo giusto parlando ultimamente al Niguarda, al centro Vittorio Di Capo di riabilitazione equestre, proprio dicendo questo, rivendicavano anche loro, le operatrici, questo, esiste la testa del cavallo che lo rende un cavallo idoneo o meno, la razza non c'entra nulla, siamo sempre lì. Certo, una razza bene o male può essere stata selezionata in base a certe caratteristiche, ma poi voglio dire, non è mica detto che un individuo all'interno della razza trovi tanti tipi di caratteri differenti, no? Esatto. Non solo, ma poi vedi all'interno di una scuola, io ho sempre gestito situazioni in cui l'ipoterapia veniva fatta con gli stessi cavalli che facevano agonismo,
e mi è capitato per dover sostituire magari un cavallo che si era fatto male, di metterne uno un po' più vivace all'ora di ippoterapia e notare un cambiamento incredibile, Assolutamente, la immediato. sensibilità. La stessa cosa che fanno con i bambini. Io ricordo una Esatto. cavalla insanguatissima che in campagna correva come una pazza, che per errore venne affidata dal groom della scuderia a un bambino di 6 anni, tutti preoccupatissimi. Lui era a reni praticamente lunghe e lei era ferma, cioè passeggiava Ah, sì, tranquilla. ecco, mio padre Aveva. mi metteva a 4 anni sulla bella Costa de Ghilarza, invece quando c'ero io, buono, 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 perché stanno attenti ai bambini, ai Beh, cuccioli. Ma quello esattamente, no, tendenzialmente non può tutti gli essere, non può animali, essere un tutti gli animale animali. poco intelligente, un animale che fa Eh questo, no. voglio dire, no? Però io ti faccio l'esempio del mio Jack Russell che gioca a chiapparella con mio figlio di 10 anni e l'altra sera sul divano c'erano lui e mio nipote di 8 mesi e il cane è corso verso quella situazione e assolutamente escluso il bambino piccolo, cioè è proprio Ha selettivo. compreso che Sì, non è andato a era. saltare e per giocare ad aggredire il bambino di 10 anni, ma non c'era verso di fargli neanche guardare il bambino piccolo, in una situazione di agitazione. Hanno sicuramente tutti gli animali un maggiore rispetto di quanto ne Dei abbia l'uomo cuccioli. per i cuccioli, Ecco, questo sono, ma io già compreso credo per quelli l'individuo in umani. generale. Sì, ma compreso quelli umani. Ma qui dovremmo di nuovo aprire un lunghissimo discorso. No, certo, tu l'hai sperimentato, il fatto che ci siano anche, Sabina, dei caratteri umani e dei caratteri equini che non si pigliano? Oh, Sì, sì. a voglia. Perché Ne diciamolo, cioè, non è mica detto che sia parlavamo sempre prima. un Assolutamente altro no. pregiudizio, non è detto che sia colpa del cavallo quello che accade, anzi. No, la maggior parte delle Assolutamente volte sì. non è colpa del Sì, cavallo. bisognerebbe A sottolinearlo caratteri a caratteri cubitali. cubitali. Tu hai un esempio eclatante? Sì, io avevo 14-15 anni, c'avevo una cavalla femmina che andava tanto bene con il mio papà e con me no. E porca Perché miseria! era femmina. Sì, perché era femmina. Si trovava Si meglio con le andavano figure benissimo, maschili. andavano d'accordo, flirtavano moltissimo. Oppure ho avuto dei cavalli potentissimi che mi hanno accettato perché abbiamo chiacchierato, non perché io ero più forte di loro, capito? Questa questione della forza è un altro pregiudizio. Quante La volte vi. tempestività dell'intervento. Innanzitutto, Esatto, la la tempestività forza. dell'intervento e anche il comando unico, no? Per non confondere e Sì. fermarsi alla risposta richiesta. Ma mia madre mi diceva fischiamo la redini, il cavallo si fermava. Perché Non Eleonora, io era. sto scoprendo questa cosa incredibile che alla fine sono sempre nuovi modi di dire vecchie cose. Sì, Capito? assolutamente Bellissimo. sì, Assolutamente. assolutamente sì. Però è Assolutamente. un discorso che va ripreso, secondo me, Beh, va questo. ripreso Siamo perché arrivati alla fine della nostra questo ci dispiace chiacchierata. moltissimo. Però, insomma, ci sono ancora tanti argomenti. Magari potremmo provare a sfilarli e ad Uno per affrontarne uno, approfonditamente uno assolutamente, per uno. assolutamente. Io ringrazio Giovanna Binetti, ringrazio Sabina Finlay, Ele. E ci E ringraziamo noi due ci vicendevolmente ringraziamo qui. e Ringraziamo ci loro. vediamo presto. Ci vediamo presto, buona serata a tutti i nostri telespettatori.